Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a parlarvi di Game of Thrones. The Night King is coming. Game of Thrones è diventato horror. Non avete idea con quale gusto, con quale piacere sono qua a parlarvi di Game of Thrones 8, nello specifico dell'episodio 3. Facciamo un recap della serie, veloce. C'è questo trono di spade, insomma, questo trono costruito con delle spade che rappresenta, insomma, il dominio del regno. Chi si siede sul trono di spade domina tutto il regno. Le varie famiglie di questo regno si sono, diciamo, spodestate l'una con l'altra da questo trono e si sono fatte guerra in continuazione per cercare di dominare il territorio. Tra una soap opera e l'altra, storia d'amore, sbaciucchiamenti, anche inchiappettamenti, perché comunque il Trono di Spade è iniziato che era bello hardcore, insomma c'erano tante scene belle hot e anche scene abbastanza splatter in alcuni episodi. Dopo essersi conclusa la prima stagione, dove, piccolo spoiler, c'era una mattanza di personaggi, venivano fatti fuori un sacco di personaggi principali e questo probabilmente ha reso la serie molto molto interessante per il pubblico. Dopo questo episodio qua, Game of Thrones è stato quasi solo una grandissima soap opera, lenta e pallosa, con pochissimi momenti emozionanti. Arriviamo all'ottava stagione e io ho deciso di non guardarlo perché mi ero rotto largamente il capo. Poi vedo dei commenti su Facebook, vedo dei commenti sui social che dicono: ah, epico, incredibile, sento parlare di zombie. Beh, sapevo che c'erano i zombie, anche perché nell'ottava stagione c'è il fantomatico scontro tra, insomma, gli Stark e altri case, altre famiglie che si sono unite per affrontare i cosiddetti non morti. E niente, insomma, mi viene la curiosità, allora mi compro l'abbonamento per vedere la serie, mi guardo le prime due puntate, due coglioni così. Arriva il terzo episodio, non farò spoiler sul terzo episodio, quindi non vi preoccupate. Quello che vi dirò sul terzo episodio di Game of Thrones è che questa serie non solo nel terzo episodio è diventata un vero e proprio film horror, sia da un punto di vista della suspense sia dal punto di vista dell'horror apocalittico con gli zombie. Questo episodio, che dura tipo 1 ora e 20, quindi è un episodio gigantesco per essere una serie TV, è un film praticamente, è una delle cose più horror che mi hanno creato più ansia, più agitazione delle ultime robe che ho visto. È una puntata epica, strepitosa, ed è totalmente incentrata sui non morti, sugli zombie. Gli zombie nel fantasy sono un po' diversi, non sono come gli zombie a cui siamo abituati, anche se ci sono varie specie di zombie. Ci sono quelli che corrono, quelli che camminano, quelli che sbavano, e ci sono quelli che mangiano il cervello, quelli che mangiano tutto, insomma ognuno c'ha i suoi gusti. Gli zombie nel fantasy sono spesso mossi da un'energia, diciamo, magica, e in Game of Thrones sono tutti connessi telepaticamente e anche a livello di energia con il capo, il guerriero capo, che anche lui è un non morto, che è molto più potente e molto più intelligente dei non morti, diciamo, semplici. Devo dire che da un punto di vista estetico ci sono veramente degli zombie bellissimi, sono veramente inquietanti, fanno paura, mentre gli zombie di The Walking Dead fanno pena, fanno ridere, fanno ti fanno pietà, ti viene da lasciargli 2 euro, capito? Tu vedi uno zombie di The Walking Dead, non ti sembra uno zombie, ti sembra un barbone di quelli poverini che si pisciano addosso, sono tutti sporchi. Allora tu vedi uno zombie di The Walking Dead e ti frughi nelle tasche, prendi, tieni 1 euro, ecco. Gli zombie di Game of Thrones, ottava stagione, episodio 3, sono spaventosi, fanno paura, mi hanno ricordato molto gli zombie dei film anni 80, come Il Ritorno dei Morti Viventi, mi hanno ricordato anche, che ne so, i Deadite della casa, della serie Evil Dead. Al di là, diciamo, delle fattezze degli zombie, al di là di questi aspetti qua, più puramente estetici, che comunque influiscono sull'impatto che questi esseri hanno, la puntata genera una fortissima angoscia, perché l'intera popolazione, tutti i soldati, si preparano ad affrontare questa armata e sono tanti, e si schierano, si organizzano perfettamente, è pieno di guerrieri di altissimo livello che abbiamo imparato a conoscere nelle varie stagioni, ci sono tutti i guerrieri più forti. Il problema è che quando si paleseranno questi zombie, si paleseranno in un modo che ti darà proprio la sensazione di essere sovrastato, perché saranno non tanti, di più, saranno così tanti che cammineranno uno sopra l'altro, sembrerà di essere di fronte a World War Z con gli zombie che si camminano uno sopra l'altro, sono tantissimi. Vedremo i soldati che difendono
il castello, soccombere, insomma non farcela più, rifugiarsi tutti nel castello. E poi questi zombie inizieranno a, esattamente come in World War Z, inizieranno a fare montagne uno sopra l'altro per poter scavalcare il castello. Entreranno, insomma saranno troppi. Poi non vi voglio spoilerare come andrà a finire, però saranno veramente tantissimi. Questa cosa vi assicuro che vi genererà un'ansia, soprattutto se avete seguito le stagioni precedenti, perché comunque un minimo di affezione si può creare verso certi personaggi della saga. Vi genererà un'ansia e un senso di morte imminente molto bello, molto veramente, che mi ha segnato tanto. In più poi all'interno della città dove sono rifugiati inizieranno a entrare degli zombie, quindi ci sarà il caos, alcuni personaggi rimarranno bloccati in delle stanze, in degli edifici con degli zombie, e ci saranno delle dinamiche di stealth, no? Modalità in cui bisogna nascondersi e non farsi sentire, molto molto divertenti, molto ansiogene, che ho trovato girate veramente bene, veramente inquietanti. Vi assicuro che l'episodio 3 di Game of Thrones stagione 8 è una delle cose più horror che io abbia mai visto in una serie TV. Ho recentemente visto e consigliato la serie TV Black Summer, e questo è anche peggio. Diciamo che siamo lì, lo stile è quello, la capacità di generare ansia con gli zombie, cosa che quella grandissima ciofeca di The Walking Dead non riesce più a fare da un bel po', perché, anzi, sinceramente, io scene così ansiogene legate, diciamo, alla serie TV The Walking Dead non me ne ricordo. Diciamo che Walking Dead aveva degli aspetti positivi, soprattutto nelle stagioni iniziali, legati, diciamo, ad altre cose. Questo era per dirvi che mi piace molto l'idea che l'horror si insinui nel fantasy, in altri sottogeneri, e li stravolga così tanto. Ovviamente non credo che, a parte che è finita la serie, credo, non credo che prenderà una svolta horror. Penso che ci siano ancora poche puntate e poi la chiuderanno, e questa sarebbe una grandissima notizia, perché se una serie fa un terzo episodio così, poi fa altri due episodi per chiudere e tutti a casa, lascia un bel ricordo. Anche se anche Game of Thrones ha veramente fatto una serie di stagioni dove non succedeva una benamata mazza e ci hanno tracciato i maroni, è un bene che si decida di chiudere la serie con una stagione così figa ed epica. Niente, questo è tutto quello che volevo dirvi riguardo a Game of Thrones, all'horror. E se il video vi è piaciuto mettete like, lasciatemi un commento qua sotto se avete visto la puntata, o semplicemente volete salutarmi. Vi ricordo di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche e di iscrivervi a questo benedetto santissimo canale, se amate l'horror ovviamente, se no, date a fare.